Ciao a tutti, allora oggi parliamo di una cosa molto importante che sempre di più si sente parlare, e prima, a dire la verità, veniva un po' sottovalutata, non sottovalutata, veniva forse per una sorta di vergogna, non veniva spiegata bene. E rientrava tutto, diciamo così, nel target panic, no? Questo parolone che invece molto probabilmente il difetto che adesso andremo a vedere si può correggere tranquillamente con azioni tecniche, quindi aumentando la nostra tecnica, aumentando la nostra consapevolezza tecnica, si può risolvere. Qual è questo problema? Il problema nasce dal fatto che alcune frecce vanno bene, le tiro bene, vanno perfettamente, vanno ben dritte, alcune frecce completamente a destra, inspiegabilmente completamente a destra. Due frecce belle, ben tirate, e poi una freccia completamente destra. Per i mancini la stessa cosa. Per i mancini, frecce ben tirate e qualche freccia completamente a destra. Completamente a sinistra, cioè completamente. Per i mancini, completamente a destra. Per i destri, completamente a destra. Da cosa, secondo il mio modestissimo parere, da cosa è dovuto questo? Beh, è dovuto a una sincronizzazione rilascio-spalla dell'arco. Quindi quando rilasciamo, automaticamente, impercettibilmente, anche la spalla dell'arco si rilassa. Quindi una sorta di sincronizzazione immediata. Come possiamo allenarci a che questo non succeda? Quando siamo in equilibrio dinamico, che le forze sono contrapposte, forza resistente, forza di trazione, sono perfettamente contrapposte, non dobbiamo permetterci che al rilascio si perda tensione sul braccio dell'arco, soprattutto sulla spalla dell'arco. Abbiamo detto, ripetuto 100 volte, che la spalla dell'arco deve estendersi, retrazione lunga, estendersi e mantenersi estesa durante la trazione. Mantenersi estesa durante la trazione. Come possiamo evitare queste frecce a destra per i destri e queste frecce a sinistra per i mancini? Beh, innanzitutto l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare prima del rilascio è il braccio davanti. Dobbiamo pensare al braccio davanti proprio perché è quello che non dovrà perdere tensione. Oramai abbiamo preparato perfettamente il rilascio, lo abbiamo preparato alla perfezione, abbiamo detto che facciamo una bella trazione lunga, ingaggiamo i muscoli dorsali, la spalla è estesa, rimarrà estesa durante la trazione i muscoli dorsali saranno ingaggiati, andremo in ancoraggio, la spalla è estesa, la spalla dell'arco è estesa, i dorsali sono ingaggiati, miriamo, rilasciamo. Ma cosa abbiamo fatto? Qual è stato il nostro pensiero dominante un attimo prima del rilascio? Il nostro pensiero dominante un attimo prima del rilascio sarà quello della pressione sulla grip. Qual è la pressione sulla grip? Siamo in ancoraggio, la pressione sulla grip, ci dobbiamo concentrare sulla pressione sulla grip. Questo punto di pressione, portiamo l'attenzione un minimo di conscio sul punto di pressione, il punto di pressione che dovrà essere indirizzato
dovrà essere indirizzato non consciamente, dovrà essere un legato, un fil rouge, un filo conduttore col centro del bersaglio. E questa sarà l'ultima cosa che noi pensiamo. Ancoraggio, punto di pressione, poi lascio. Come lo alleniamo? Come al solito, lo alleniamo la palla. È una cosa che non abbiamo mai fatto, lo dobbiamo fare. L'abbiamo già visto in altri video, come ci si allena la paglia contro il target pani, che era, diciamo, un pochino più vario, parlava un po' in modo vario, soprattutto preventivo per quanto riguarda il target pani. Qua dobbiamo, non è target pani quello che succede, ma è solo tecnica. Il nostro equilibrio dinamico viene a mancare nel momento decisivo, Allora cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo la paglia. Facciamo tutto, estensione della spalla, ingaggio dei muscoli dorsali, mantenimento del esteso del braccio nell'arco, ancoraggio. Ora guardiamo il punto pivot, lo sentiamo e rilasciamo. E ci alleniamo a fare questo. Quando saremo in gara, che saremo davanti al bersaglio, dobbiamo già essere consapevoli che dovremo fare quello. Dovremo fare quello. Ingaggio, estensione, ancoraggio, punto pivot e mira, rilascio. Quindi dobbiamo concentrarci su questo punto. Se la spalla è veramente estesa e ci concentriamo su questo punto, non avverrà questo movimento. Questo movimento è dato dal fatto che rilassando questo, rilasciamo tutto contemporaneamente. Ci chiudiamo, per così dire, ma è fisiologico. Se ci concentriamo molto sul rilascio, al rilascio perderemo tensione sul braccio davanti. Ma noi al rilascio ci concentriamo sul punto di spinta. Vediamolo ancora una volta. Provate. Estensione, dorsali, punto di spinta sulla grip, punto di spinta sulla grip, rilascio. Ok? Provate. Provate e fatemi sapere.